In una conferenza stampa il 2021 doveva essere l'anno dei cantieri a Ragusa. Se ne sono visti ben pochi, ed affermarlo è il capogruppo del PD al Consiglio Comunale Mario Chiavola, che tira quindi le somme non solo sull'ultimo mese di ottobre, ma su un anno che sta finendo tra promesse non mantenute da parte dell'amministrazione comunale. Il mese di ottobre doveva essere, secondo le dichiarazioni dell'amministrazione, ricorda Chiavola, quello della conclusione dei lavori di Piazza del Popolo, possibilmente con la consegna del restauro della Stella dell'Unità d'Italia, in coincidenza con le commemorazioni di inizio novembre. Entro il mese era anche prevista la posa del tappetino in erba sintetica nella rotatoria di Contrada Mugno per completare l'opera. Ottobre è terminato e non c'è nulla di tutto questo. A questo punto è lecito domandarsi, continua Chiavola, se sono gli amministratori che prendono in giro i cittadini con annunci farlocchi, oppure gli amministratori sono in mano a imprese non curanti dei tempi di consegna, peraltro in un contesto strano fatto di appalti che vanno a finire quasi sempre a ditte fuori provincia. Ma il territorio comunale, continua l'esponente del PD, è ormai un'enorme sala di attesa per i cittadini che aspettano da tempo e non c'è modo di riordinare le priorità in quanto si è perso il conto. Nulla si muove anche per le cose più semplici, ennesima consegna dei lavori in pompa magna per le opere di connessione della metro ferrovia, 120 giorni di tempo previsto, ma non c'è l'ombra di maestranze sul posto. Nulla si muove per la metro ferrovia, nulla per l'area dell'ex scalo merci, nonostante l'avvenuta consegna del master plan. La vallata Santa Domenica non si apre alla fruizione pubblica, stessa sorte per il parcheggio di San Paolo. Le ultime notizie, inoltre, per il parcheggio pluripiano di Via Peschiera, a Ibla, davano la pratica per un rinnovato parere richiesto al Genio Civile con tempi d'attesa infiniti, così come per il Giardino degli Angeli. Poi la scala di emergenza del Museo di Via Natalelli, tutto fermo anche a Marina di Ragusa per i lavori di riqualificazione del lungomare Andrea Doria. Ci si diverte, continua Chiavola, tra piste ciclabili, sentieri antichi da ripristinare, dopo quelli che dal Carmine portano a San Paolo e quello che dal Santuario della Madonna delle Grazie porta al Cimitero Centrale. Stiamo anche attrezzando quello che da Giambattista Odierna ci porta a Cava Gonfalone, tutte aree pedonali di grandi flussi. Per Chiavola quindi ancora poco o niente si è visto in questo 2021, ovvero un anno all'insegna dei cantieri, così come annunciato, ma anche all'insegna di nessuna opera consegnata alla cittadinanza.